Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei promossi e bocciati del periodo. Vi ho fatto già un video dei top e dei flop non tanto tempo fa, vi lascio il link di quel video tra le schede nell'info box. Lo rifaccio semplicemente perché volevo parlarvi di alcune cose, non sapevo come chiamare questo video, quindi lo chiamo così. Allora, vado random, pesco a caso, sono prodotti per il corpo, per i capelli e per il viso. Allora, parto dal super top del momento, tra l'altro mi era stato chiesto, mi sembra da Katia, di appunto far sapere come mi trovavo, quindi perfetto, lo inserisco in questo video. Allora, il sapone intimo Gessa, non ne ho idea, del DM, 300 ml, costa una scemenza. Questo qua è marchio interno al DM, ce ne sono mi sembra di due o tre tipologie. Quella che ho preso io è con estratto di camomilla e acido lattico. Ragazzi, è fantastico. Allora, intanto ha una profumazione che, devo essere sincera, non è così entusiasmante, ma è talmente delicata che chi se ne frega si sente anche poco. Lava benissimo senza seccare, irritare la zona. Lo trovo anche lievemente idratante, delicatissimo, ed è la cosa che mi piace di questo prodotto, è che è molto confortevole sulla pelle quando si utilizza. È una sensazione piacevolissima, lo so che sto parlando di un detergente intimo, ma io sono rimasta a bocca aperta. È l'unico prodotto fino ad ora, per quanto riguarda detergenti intimi delicati, questo è l'unico che mi sia piaciuto veramente, perché di solito quelli delicati sono un po' troppo delicati, invece questo è perfetto, fa tanta schiuma, però appunto rimane veramente delicatissimo. È molto buono, un buonissimo prodotto, basta poco prodotto per applicazione. Non mi piace molto il pack fatto in questo modo, però veramente ottimo, un prezzo bassissimo, una quantità buona, perché 300 ml non sono poi pochi, e niente, ve lo straconsiglio. Altro prodotto che si trova al DM e che promuovo è questo deodorante spray in questa limited edition che ancora si trova, 0% alluminio. Io adoro i deodoranti di Balea, tutti, li trovo praticamente tutti simili tranne che per le profumazioni. Questo è al profumo di frangipane. Allora, io adoro il frangipane e è la mia profumazione preferita, e la utilizzavo anche pura quando mi creavo i cosmetici in casa, quindi so perfettamente di cosa sa il frangipane, che praticamente è simile al monoi, perché il monoi viene fatto grazie all'unione del frangipane e dell'olio di cocco. Il frangipane, per intenderci, è questo fiorellino qua, che in realtà però è bianco e giallo, ed è questo. Ha una profumazione, sì, buona, però sinceramente non mi ricorda il frangipane. Il frangipane non ha questa profumazione, io ve lo dico. Qui è un po' calda, un po' speziata, il frangipane non è così. Comunque, un buonissimo deodorante, tiene bene, non macchia vestiti, quando lo spruzzo è freddissimo, quindi per questo periodo caldo è perfetto, non mi irrita la pelle neanche dopo la rasatura, ottimo, come tutti i deodoranti di Balea. Costa pochissimo, tra l'altro credo meno di un euro, quindi ottimo, durano parecchio perché sono 200 ml di prodotto. Poi, sempre per quanto riguarda Balea, con i promossi, ne avevo un altro lì, mi sono scordata di prenderlo, comunque, promuovo i balsamo labbra. Sono tutti, secondo me anche qua, sono tutti uguali, cambia solo la profumazione. A meno che non si vada verso quelli colorati, che è un'altra storia, però quelli trasparenti secondo me sono tutti uguali, a parte la profumazione che cambia. Questo in particolare è menta e mela, di questo vi ho fatto anche la recensione sul mio blog, vi lascio il link giù nell'info box così potete vedere anche l'inciampallini. Allora, intanto
La profumazione è buonissima e non sa, non è con la profumazione di menta forte, perché a me non piace la profumazione di menta, soprattutto sulle labbra, qua non si sente, devo dire. Una profumazione molto delicata. Le profumazioni di questi stick per le labbra sono fantastici, fantastiche. Mi piacciono molto. Allora, la consistenza dello stick è come quella della Bello, per intenderci. È la solita consistenza, non si scioglie con il caldo. È vero che esistono milioni di stick labbra molto più idratanti e nutrienti di questi. Questi però costano 99 centesimi, quindi non possiamo pretendere chissà che cosa, però io li trovo comunque molto idratanti, ottimi sia in inverno che in estate. Non ungono, se messi di notte, applicati di notte, non vanno a uscire fuori dalle labbra, quindi non vi ritrovate il burro cacao ovunque. Mi piacciono molto, li ho sempre comprati, continuerò a riacquistarli. Verrò anche che quello di Alverde alla calendula per me è 50 volte meglio e forse il prezzo è uguale, però comunque anche questi sono ottimi. Se volete una profumazione un po' sfiziosa, un po' particolare, perfetti. Altri prodotti promossi che vi ho mostrato nell'ultimo video degli acquisti del DM, vi lascio il link anche di quel video. Allora, facevano parte di un kit. Questi due prodotti li sto provando da 5-6 giorni più o meno, quindi diciamo che sono ancora prime impressioni. Comunque, questo è uno spray rinfrescante per il corpo di questa linea ai sali marini. La profumazione è molto buona, è fresca, è estiva. È uno spray che a me piace da applicare in casa perché appunto è rinfrescante. La profumazione è veramente molto molto leggera, però è buona. Veramente molto buona, appiccica leggermente la pelle ed è per questo che lo applico quando sono in casa, però è ottimo, cioè chi se ne frega se appiccica un pochino la pelle. Questa sensazione di appiccicoso è perché ha al terzo posto la glicerina, perché ha acqua, sali marini, glicerina e quindi è per quello. Comunque è un prodotto che tutto sommato mi piace per l'estate perché appunto è rinfrescante, la profumazione non è male. Altro prodotto di Alverde, ma di un altro kit, quello tropicale, era un kit formato da gel doccia e crema mani. Il gel doccia ce l'ho in doccia, lo utilizzerò dopo che avrò girato questo video, però ancora non l'ho usato perché stavo finendo un'altra cosa e quindi il gel doccia di questo e il gel doccia di questo li ho messi in doccia e inizierò ad utilizzarli oggi. Intanto ho utilizzato questa crema mani, questa era al melone e alle bacche di acai. È un prodotto stranissimo, stranissimo. Va saputo dosato e ne va messa una quantità così, così, perché altrimenti vi dovete lavare le mani. Allora, è un gel, ora ecco, già, ecco, questa è la quantità che serve per le mani, non di più, e già forse così è tanta, quindi questo prodotto mi durerà un sacco di tempo. È appunto un gel che va massaggiato, nonostante sia un gel e non una crema, va massaggiato perché non si assorbe immediatamente, va un pochino lavorato, ecco, come prodotto, però intanto ha una consistenza molto leggera e fresca, quindi non è un problema stare lì un pochino di più a massaggiare. Quando poi inizia ad asciugarsi e ad assorbirsi, si avverte una sensazione talcata sulle mani, sembra quasi un gel to powder, non so nemmeno se esiste questa cosa, però è appunto un gel che poi sembra quasi che si trasformi in polvere, non so come descrivervi la cosa. Lascia le mani super, super, super setose, veramente. Ora che adesso si è asciugato, quindi avete visto, ci è voluto un pochino, le mani sono setose, proprio seta, mani di un neonato. Quindi è un'ottima crema, va saputo dosare e bisogna avere un pochino di tempo per massaggiarla. Ha una buonissima profumazione, si sente un po' di più il melone. Dalla confezione si sente il melone, però è una profumazione molto molto naturale, non è per niente finta o chimica, però la cosa che mi piace è che poi sulle mani
non si sente niente. È una cosa che adoro, perché io le creme mani con una profumazione forte le odio, perché mi sembra di avere le mani sporche, quindi questo perfetto. E ragazzi, mani setose, è vero che se avete le mani screpolate o secche questo non vi fa niente, però questo è carino per da utilizzare durante il giorno, se siete, che ne so, dovete andare in un posto dove sapete dovete stringere un po' di mani, anche se adesso col coronavirus è meglio di no. Comunque ecco, questo vi fa le mani di seta. Prodotti che non c'entrano col DM. Allora, questo è un olio solido shampoo ammorbidente e lucidante monoi e vaniglia. Questo sa di monoi, quello vero, quello che viene dal frangipane e dall'olio di cocco. Qui si sente proprio il frangipane, l'olio di cocco, si sente il monoi. Allora, panetto fatto così. Questo è un prodotto che non ho ben capito. Allora, mi piace il fatto che posso staccarne dei pezzettini e in questo modo io stacco il pezzettino giusto per il lavaggio e lavo i capelli senza dover bagnare ogni volta tutto il panetto e utilizzare tutto il panetto sulla testa, che comunque è una cosa scomoda. Quindi questa cosa mi piace. Mi piace la profumazione, mi piace il barattolino in latta. Me li sono lavati 30 secondi fa, non sono ancora asciutti. Io asciugo solo intorno alla testa, ma poi le lunghezze no. Comunque mi toglie quel poco di volume che ho, e questo non mi piace, ed è non è confortevole l'applicazione di questo prodotto. Non è confortevole perché sembra quasi di non risciacquarlo mai da capelli, cioè a sensazione i capelli sembrano sporchi e appesantiti. Quindi io di solito sto parecchio con la testa sotto l'acqua e a risciacquare, quindi non mi è piaciuto. Inoltre secca leggermente i capelli. Non lo so, è un prodotto che, ecco, lo metto ancora in stand by e non so se promuoverlo o bocciarlo, perché alcune cose alla fine mi piacciono, altre no, quindi è un boh. Poi vi volevo parlare anche di quest'altro deodorante, il Dove Go Fresh, con un quarto di crema idratante, 48 ore. Questa è quella con mela e tè bianco. Io adoro i Dove Go Fresh, ho finito quella al cetriolo e mi è piaciuto tantissimo. Questo ha una profumazione deliziosa, veramente molto molto buona. A me non piacciono le profumazioni di mela, mela verde, non mi piacciono, però questa non sa di mela così forte, quindi alla fine ha una buona profumazione per quanto mi riguarda. Non mi irrita la pelle neanche dopo la rasatura, mi tiene tutto il giorno, ma io devo bocciare questo prodotto perché mi tinge le ascelle. Allora, Non macchia i vestiti, il che è buono, però macchia le ascelle di bianco, e soprattutto adesso in estate che si portano canottiere praticamente sempre, non è carino andare in giro con la chiazza bianca sotto le ascelle, proprio per niente. E macchia veramente tanto, anche io ho provato ad utilizzarlo anche a una certa distanza, macchia di bianco. Quindi lo utilizzo quando so che sto in casa, quando so che ho delle magliette a maniche corte, così non si vede l'alone bianco. Peccato, perché come deodorante, come profumazione eccetera è buonissimo, ma questa cosa non mi piace. Con l'altro deodorante al cetriolo non succedeva. Poi un prodotto invece promosso è questo scrub di Body Boom. Questa nella versione al cocco è appunto uno scrub di quelli caffè sbriciolato. La confezione io la odio per quanto sia molto carina, ha una profumazione buonissima di caffè con una leggera punta di cocco, scrubba da Dio la pelle. Se avete una pelle sensibile non ve lo consiglio, perché questo scrubba parecchio, e inoltre nutre la pelle a fondo. Dopo aver utilizzato questo scrub non vado ad applicare la crema, perché qua, oltre appunto al caffè, c'è anche una serie di olio, c'è l'olio di macadamia, insomma ci sono vari oli. Se sentite un rumore è la centrifuga della lavatrice. Comunque avevo
provato anche la versione quella alla fragola, anche quello ottimo. Questi scrub di Body Boom ve li consiglio perché sono veramente molto validi. Ultimi due prodotti, tutti e due per il viso. Allora, questo ve l'ho mostrato non tanto tempo fa in un video di Gotha e Lidl, mi sembra. È un marchio di Pharma Officina, acquistato al Tigotà, certificato IAB Vegan OK. Io ho preso questo della linea al carbone ed è un detergente purificante viso e mani. Io l'ho utilizzato per il viso, mi piace molto. Allora, intanto non è nero ma è trasparente, ve lo dico perché quando l'ho visto sono rimasta, mi aspettavo un prodotto nero ma non è così. La profumazione niente di che, comunque è una profumazione delicata, fa tanta schiuma, lava bene la pelle, non brucia gli occhi, non lo consiglio a chi ha una pelle normale o secca, ma per chi ha una pelle mista o grassa è perfetto, toglie il sebo dal viso, purifica la pelle, minimizza i pori dilatati, i punti neri, eccetera, quindi veramente un buonissimo prodotto da utilizzare secondo me alternato ad altro, però comunque un buon prodotto adatto per chi ha una pelle appunto mista. Per le mani non l'ho ancora utilizzato ma lo proverò. Io l'ho acquistato in offerta a Tigotà che appunto questa offerta rimarrà attiva credo per tutto agosto. Tra l'altro, per chi non ha Tigotà, perché in tante a volte mi è capitato tanti commenti di persone che non hanno il Tigotà ha lo shop online, quindi si può acquistare di tutto e vi arriva a casa, quindi se non avete un Tigotà, un negozio fisico Tigotà a casa, potete ordinare dallo shop online. E niente, comunque questo è molto molto buono. Ultimo prodotto è questo qua delle Driadi, sempre acquistato al Tigotà, avena e calendula è la linea, questa è un'acqua termoprotettiva leggera, 300 ml. Allora, non mi piace, mi dispiace ma non mi piace. Allora, la profumazione è gradevole ed è anche delicata, è fresco sulla pelle, io lo utilizzo al posto del tonico o comunque quando ho caldo lo spruzzo sul viso. Appiccica, perché infatti al secondo posto ha la glicerina, qui c'è acqua, glicerina, estratto di avena, calendula. Inoltre non mi piace perché intorno a questa zona qua del mento, non so per quale motivo, ma a volte, non sempre, mi brucia. Eppure ha l'avena, la calendula, quindi dovrebbe essere appunto delicato, calmante. Appunto qua c'è scritto virtù lenitive, però non lo so, un po' perché appiccica, un po' perché mi crea questa sensazione fastidiosa intorno al mento, io lo boccio sinceramente, non mi piace. Poi appiccica parecchio la pelle, è una cosa fastidiosa, lo utilizzo quando so che poi non devo uscire o quando so che sopra applico magari un siero, perché magari è sera e quindi allora ok. Di giorno, quando io praticamente mi lavo il viso, metto il tonico e poi esco, questo non mi piace molto perché appunto si appiccica. Peccato, non è costato neanche poco, ma non mi piace. Colpa mia che non ho visto che c'era la glicerina al secondo posto. Ok, quindi questi erano i prodotti che sto utilizzando in questo periodo. Fatemi sapere se anche voi state utilizzando questi prodotti, se li avete provati, come vi siete trovati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!